You stole my heart of gold after my silver soul. Ciao a tutti ragazzi, eccoci ritornati qui con questo nuovo episodio di Playful Bet. Siamo arrivati all'episodio numero 99 di questa serie e siamo arrivati anche alla sesta stagione, finalmente. Allora, vi avviso che sto usando un computer nuovo, il video arriverà nei prossimi giorni. Sono molto felice perché finalmente mi sono stabilizzato, ho fatto tutte le nuove grafiche, adesso andremo a vedere cos'è cambiato. E poi finalmente ragazzi ho un computer decente, lo vedrete, ogni tanto guardo di là perché sono abituato alla vecchia maniera, insomma adesso le telecamere le ho spostate tutte. Quindi andiamo a vedere le grafiche che spostandoci, ho fatto tutta una programmazione qui con i tasti incredibile, avevamo scommesso ancora tanto tempo fa, all'incirca un mese fa, 50.000, 50.000 e 70.000, le abbiamo prese tutte, il totale giocato era di 170.000, il totale vinto è di 263.000, abbiamo vinto 263.000 coin, però un bonus dell'euro incredibile di 31.500 coin. Quindi ritorniamo. Per quanto riguarda la sesta stagione, l'obiettivo sarà il milione, ormai siamo a quasi 800.000, adesso andremo a scommettere le partite, anzi adesso ci spostiamo direttamente sul sito. Adesso mi vedrete con un quadratino un po' più basso in alto a destra. Allora, come detto, l'obiettivo qui sarà di un milione, speriamo che sia l'ultima stagione e quindi così potremo anche andare a vedere altri video. Andiamo a scommettere su 3, 4, 5, 6 partite, 5 Serie A e una Ligue 1, esattamente. Quindi iniziamo con 833.000, Roma, quota di 1.52, ragazzi, che bene che si va, finalmente, contro Torino. Allora, andiamo a scommetterci pure 8.000 coin, magari sentirete un po' più i tasti, ma fa niente, fa parte comunque della registrazione del gioco, eccetera, eccetera. Allora, ho avuto un po' di problemi con la registrazione, immancabilmente dovevo cappellare il primo video della stagione, quello più importante. Allora, Frosinone calcio contro Atalanta, io ho messo 15.000 sull'Atalanta, quotata 1.42, molto buona l'Atalanta quest'anno, devo dire la verità, sta recuperando pian piano, Frosinone calcio quotata troppo per vincere, Atalanta 1.42, lo ripeto, per me Atalanta tutta la vita. Passando alla seconda partita della Serie A, siamo andati a scommettere sull'Inter contro il Sassuolo, quota di 1.4. L'Inter, Sassuolo, difficoltà incredibile quest'anno, 12.000 siamo andati a scommettere, il nostro profitto sarà di 4.800 coin, ovviamente in caso di vincita. Terza partita della Serie A, Roma-Torino, siamo andati a scommettere sulla Roma, 1.52, 8.500 coin, siamo andati a scommettere 4.419 saranno i coin che andremo a vincere probabilmente su questa partita, speriamo che non failano malissimo. Fiorentina-Sampdoria, come detto prima, che non avete sentito ovviamente, non è andato l'audio e nemmeno il video. Fiorentina, quota di 1.7, ritornato Muriel, giocherà contro la sua ex squadra, la prima partita probabilmente, Muriel molto forte, attaccante colombiano, 1.7, lo ripeto, 8.000 siamo andati a scommettere, vincerei 5.600 coin, Fiorentina in casa, molto forte. Genoa-Milan, allora, Genoa quotata 3, non è male perché c'è anche Piatek che potrebbe fare la differenza. E noi siamo andati però a scommettere sul Milan, anche se non si sa se Higuain andrà via o meno dal Milan. 1.92 la quota, 8.000 saranno i coin quasi che andremo a vincere, 8.000 sono i coin che siamo andati a scommettere, in realtà 7.359 coin che andremo a vincere, 95% della plebe è andato a scommettere sul Milan. Ultima partita invece, ma non per importanza, 20.000 coin sul Marsiglia contro il Monaco. Monaco che è ultimo in classifica, mi sembra, tante difficoltà quest'anno dal punto di vista di squadra, insomma. 1.42 è la quota, 8.400 saranno i coin che andremo a vincere. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. In ogni caso vi invito a lasciare un commento qui sotto con i vostri consigli. Noi ci possiamo vedere anche ad un prossimo video. Sarà il numero 100 video sul canale. Salutone, qui da Alessio, bella!
Cause I done seen the time go by. Yeah, I done seen the time go by. I've been waiting all my life, and it was right before.